Guarda dove, ragazzi, dormire. Guarda, un po'. Hai saputo di una baracca bruciata stanotte? Sì. Ma è morto un ragazzo? Sì. Dove? Sì. Borgo Mezzanone, nel Foggiano. In questa baraccopoli, sorta accanto ad un centro di accoglienza, vivono migliaia di persone, la maggior parte braccianti agricoli. All'alba di venerdì mattina, Mohamed Ben Ali ha perso la vita nella sua casa di fortuna che è andata a fuoco. Un ragazzo senegalese. Per quanti anni aveva? Io penso 38, 37, un bracciante. Qua è morto, gli abbiamo fatto segno tipo qua che è morto. Noi sentiamo che ha ancora la sua anima. Abbiamo raccolto con fratelli tutti che stanno qui in Borgo, per mettere qua a terra, anche per pregare per lui. E la vedi dove lui sta facendo un piccolo orto di pomodoro. Pensa che un giorno crescerà per lui per mangiare. Lavoravo in campagna, lui sono un bracciante, questo è il simbolo suo. Questa non è la prima volta e io non penso che sarà l'ultima volta. Questa è la realtà che sta succedendo qui e sta succedendo sempre. È il quarto morto in un anno e mezzo in questo insediamento dove gli incendi sono frequenti e le condizioni di vita molto dure. Ecco qua, ecco. Questo lo usava come fornello? Sì, per cucinare. Le cose dell'acqua, ecco qua. Ha capito bene? Io conosco lui molto bene. Con lui abbiamo fatto piantare insieme. Avete piantato insieme? Insieme pomodoro. Quello lavoro che abbiamo fatto, lavoro nero, senza contratto, senza niente. Lui, il suo documento è bloccato. Lui voleva fare la regolarizzazione? Sì. Voleva cercare di avere un documento? Sì. E invece. È morto così. Tantissimi braccianti che vivono qui lavorano in nero, senza documenti. Con le nuove norme previste dal governo, i datori di lavoro potrebbero regolarizzarli, pagando una somma di 500 euro a persona. Quelle persone, loro non sono pronti per pagare anche 1 euro per qualcuno per avere documenti, perché noi siamo fatti il lavoro nero per loro, loro piacciono. Continua così, perché lui non ti paga normale. Uno, due, non paga tasse. Ha capito? E adesso il governo chiede a quelle persone per pagare te. Per avere documenti, così lui ti paga di più, si paga tasso. Che Non lo cosa? fa nessuno. Non si fa nessuno. Come ogni anno, per la raccolta dei pomodori, qui sono attesi migliaia di braccianti. Ma sono pochi i datori di lavoro disposti a spendere per garantire loro un contratto regolare. E questi che devono essere fatti la sanatoria, questi neri, qualche po' alla fine sono gli africani, no? Oh. Per metterli a posto vanno trovando 500 euro, 600 euro per regolarizzare e li devo dare io. Che perché devo pagare? Devo pagare che lo faccio lavorare, lo devo assumere e pago i contributi, assicurazione, tutto, scarpe antinfortuniste, mascherine, tutto quello che gli occorre, poi devo pagare 500 euro per farlo venire a lavorare da me. Io prendo l'aratro e giro tutto sotto e tolgo tutto e finisce la storia. Sarei visto come uno sfruttatore, io mi fermo. Io ho 44 anni di contributi e ho comprato dei terreni. Per una persona che tengo io a nero, io devo essere chiamato sfruttatore e quando vengono ti bloccano anche il raccolto. La regolarizzazione prevede anche la possibilità per chi ha il permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di avere un permesso provvisorio, dimostrando però di aver già lavorato regolarmente nel settore. Impossibile per chi viene pagato in nero. Tu non hai niente per dimostrare che hai lavorato, no? No, mai. Tu lavoravi sempre in nero. È sempre così, amico. Lavorare così, parliamo mio capo, facciamo controllo a me. Lui ha detto no. Tu hai il documento scaduto adesso? È scaduto, voglio cambiare. Non ne possiamo. Perché lui ha detto a me, vai a cercare il capo, facciamo controllo a te. Non puoi fare niente. Niente, 350, 450, così non va bene. Sanatoria, questa legge nuova è molto difficile per noi, anche io non c'è ancora documento. Vuole chiedere di questa sanatoria, ma però non può, perché tanti capo di lavoro non è ancora d'accordo per andare a assumere nessuno. Mi fa male veramente, perché tutte le radio, televisione parla che si danno documento a ragazzi e alla fine nulla. Niente, nulla, nessuno non ancora avete uno Cioè qui punto di nessuno è vista. riuscito. Nessuno.